Benvenuti a un'altra puntata di Up and Down. Oggi vi voglio far conoscere una professione molto particolare. Quando ci si sposa, di solito si vuole condividere un giorno di felicità con parenti, amici e, perché no, a volte anche con un'amica a quattro zampe. Lo facciamo, ve ne parliamo con Elisa Guidarelli, che ha una professione che io non conoscevo: wedding dog sitter. Esatto, ciao Alessandra. Ciao. Allora, intanto spiegaci, così, per sommi capi, che cos'è la tua professione? Allora, Wedding Dog Sitter è un servizio studiato per gli sposi che hanno il cane, per far sì che il cane possa partecipare a tutta la giornata, quindi effettivamente a tutte le fasi, sia emozionanti che, diciamo, stressanti, stressanti del matrimonio, però è comunque seguito da una persona che lo sa gestire, che conosce i cani e quant'altro, in modo che lui sia comunque bene. Allora, come ti è nata questa idea? Perché è molto particolare. Allora, questa idea è nata proprio da una mia necessità. E faccio un passo indietro. Io lavoro con i cani da 15 anni quasi, e quindi da una vita. Quando mi sono sposata, mi sono ritrovata con la necessità di avere qualcuno che si occupasse dei miei. Quindi è mancato un pezzo certo, della mia vita, del mio cuore, del mio lavoro, di quello che è il mio essere Elisa. Stiamo vedendo delle immagini in sovraimpressione dove c'è un tuo matrimonio, esatto, con un cagnolino che porta addirittura le fedi, ma quanto è bello! Esatto, Morfeo ha portato le fedi direttamente all'altare. E appunto, non essendoci nessuno in Italia che faceva questo tipo di servizio, mi sono ovviamente, diciamo, messa in gioco, avendoci esperienza, ho detto vabbè, lo propongo io. Se è servito a me, sicuramente servirà anche ad altre coppie. Quindi ti è esploso, perché tu sei la prima in Italia che fa questo, esatto, genere di servizio, e vogliamo dire che in 3 anni hai fatto tantissimi matrimoni. Abbiamo fatto in 3 anni circa 82-83 matrimoni, adesso non ho il numero preciso sotto mano, ma sì. Beh, sono tanti. Sono tanti. In tempi di crisi soprattutto. In tempi di crisi, per un servizio comunque che già screma una parte di coppie che magari non hanno il cane, certo, quindi ovviamente certo, si va a selezionare. E ovviamente, essendo una cosa particolare, non conosciuta da tutti poi ovviamente, quindi effettivamente insomma un ottimo risultato. Ma in altri paesi, in altri stati, questo sì, già esiste come servizio? In Inghilterra, quando cercavo appunto per me, ho trovato in Inghilterra, in America, comunque ovviamente all'estero, dove loro sono sempre un passo passo avanti. Sì. E poi che cosa è accaduto? Tu ti sei sposata, avevi un compagno che è un bravo fotografo. Esatto. Come si chiama? Mario Caponera. E quindi avete detto, perché non facciamo ditta insieme? Esatto, lui è fotografo per matrimoni, quindi ovviamente già addentrato nel settore. E insieme abbiamo studiato quella che è la fotografia dal punto di vista del cane. Quindi un connubio molto particolare del reportage di quella giornata, ma con un punto di vista molto particolare, quindi ci sono prospettive dal basso, comunque. Ecco, ne stiamo vedendo alcune, vedi, nello schermo stanno, esatto, andando le immagini. Addirittura, praticamente loro seguono il matrimonio durante tutte le fasi. Esatto, dalla preparazione della sposa alla cerimonia, ovviamente se possono entrare in chiesa oppure no, comunque le stiamo nei paraggi, vanno a fare le foto con gli sposi e poi direttamente al ricevimento. Quindi in parallelo tutta la giornata, partecipano al 100%. La domanda è questa: ti è capitato un cane piccolo, ma ti sarà capitato anche un cane grande? Sì, ma guarda, a volte è molto più facile gestire un cane grande rispetto magari a un cane piccolo, che ha delle esigenze diverse perché vive in maniera magari molto più attaccata al padrone, al suo umano, come dico io. Tu li conosci un po' prima questi cagnolini? Allora, dipende, perché noi lavorando in tutta Italia, su Roma, noi siamo a Roma, quindi
su Roma è fattibile anche per una questione di spesa, certo, economica poi per gli sposi, quindi su Roma sì. Quando è fuori Roma io li conosco il giorno stesso, ma fortunatamente ho un feeling molto particolare con loro, forse dovuto alla mia infanzia, che io ho vissuto un'infanzia un po' particolare, in mezzo all'Oceano Indiano, su una barca a vela, in maniera molto... Ma dai! Sì, esatto, molto a contatto con la natura. Raccontami questa cosa che non lo so, in due parole. In due parole, mio papà un giorno è tornato a casa, aveva venduto l'azienda di famiglia, ha comprato una barca a vela, ha messo tutti in barca e siamo partiti. E abbiamo fatto praticamente tutto l'Oceano Indiano, e vivendo in maniera stretto molto contatto, esatto, anche con la natura, da lì credo che sia poi nata il mio feeling particolare con gli animali. Quindi, però tu hai una grande passione comunque. Sì, sì, sì. Io sin da quando ero piccolina sono sempre stata innamorata, sempre ho avuto cani ovviamente, cavalli, un po' di tutto, però i cani. Senti, come si struttura un matrimonio con l'amico a quattro zampe? Sono così curiosa di saperlo, cioè come sono le fasi? Allora, quando la sposa si prepara, quindi in casa c'è comunque confusione perché tra trucco parrucco, mamme agitate e quant'altro. Parenti che arrivano e suonano. Pizzette, cose varie. E io arrivo, fai conto le 2-3 ore prima appunto della cerimonia, in modo che in quel momento di caos, di confusione in casa, il cane viene tolto da una situazione di stress. E ci sono io che ci gioco, me lo porto a spasso, comunque lo distraggo dal... E lo conosci anche, esatto, un po'. Lo conosco, siamo un po' insieme, insomma. Successivamente, ovviamente tutto questo sempre seguito dal fotografo, che nelle foto, non so se hai visto, spesso gli sposi sono in secondo piano e il cane in primo piano. Sì, sì, sì. Io lo dico sempre, a noi degli sposi non è che ci importa tanto. Importa più del cagnolino. Sì, il cliente alla fine è il cane e l'importante è il suo benessere. E quindi poi ovviamente andiamo fuori alla chiesa se non lo fanno entrare in chiesa, aspettiamo la fine della celebrazione, insomma del rito, quello che è, e fino a poi andare a fare le foto con loro. Quindi loro hanno la possibilità di averlo nelle foto ogni volta che vogliono, certo, però stare tranquilli che il cane non è fuori controllo o comunque che gironzola libero. Quindi è sempre in parallelo. Ci sono delle chiese, anche dei ristoranti, che ammettono il cane e altri no? Sì, sì. Quindi sì, voi sì, fate già una selezione, consigliate anche in base, esatto, a questo? Esatto, esatto. E diciamo che da quando abbiamo iniziato ad oggi abbiamo notato che si sta cambiando. Perché, la mentalità, esatto, quindi l'accettano più volentieri. Sì, 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 perché comunque anche le richieste degli sposi poi sono subordinate a questa cosa, perché giustamente se io voglio avere con me il mio cane... Non lo puoi entrare, sì, ovviamente, esatto, io poi scelgo un altro posto e quindi ovviamente poi si adattano, è chiaro. E poi ovviamente io ho tutte le location in cui abbiamo lavorato con i miei feedback, in cui so, per dirti, all'esterno possiamo stare, all'interno in questo caso no, piuttosto che sì, quindi dipende insomma anche poi da quello. Una cosa importante da dire, che mi hai spiegato, sì, via telefonica, ci siamo sentite, è che non è che quel giorno lei prende tutti i cani, tutti gli ospiti, tutti il parentato e li tiene, perché sarebbe una cosa allucinante, impossibile, no, anche da gestire. Sì, a parte la gestione proprio, ma il bello del mio servizio è che il cane degli sposi, cane o cani, perché ci sono sposi che hanno più di un cane, come, certo, nel mio caso io ne avevo a quel tempo due, però il bello è che il cane è l'ospite d'onore. Ecco. Quindi viene coccolato, non va a stressarsi, perché potrebbe capitare che il cane di un invitato magari gli sta antipatico. Certo, succede una cagnara. Nel termine esatto. Come i bambini alla fine, se, certo, non si stanno simpatici c'è poco da fare. E quindi le mie attenzioni sono proprio su di lui o su di lei, insomma. Una curiosità, ma il cane ha anche un menù particolare per il giorno del matrimonio? No. Su questo io ci tengo sempre a dirlo. Il cane deve vivere la giornata del matrimonio più possibile vicino a quella che è la sua normalità. Quindi anche nel caso però del cibo, certo, cambiare il cibo quel giorno significherebbe comunque farlo stare male, proprio a livello fisico. Quindi diciamo di no, le loro pappe... E andiamo con quelle. Io ho visto tante fotografie, non tra le tue, perché le tue sono molto sobrie e carine, però dove questi padroni di cani, soprattutto di quelli piccolini, li vestono, li acconciano. E a volte eccessivamente, diciamolo. Sì, 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 sì. Purtroppo spesso, magari perché sono presi dall'entusiasmo dell'idea che il cane comunque partecipa al vestito da sposa, eccetera, quindi si fanno dei sogni un pochino esagerati. In altri casi proprio perché piace o comunque perché il cane è abituato a essere vestito.
Io lo sconsiglio perché sono di solito un matrimonio è tra le 12 e le 15 ore. Un cane, per quanto possa essere abituato, passa tante ore, fa caldo, i matrimoni sono principalmente certo, nella stagione calda. Si sentono a disagio, si vergognano, perché loro si vergognano. E quindi la cosa migliore è un fiocco, un papillon, esatto, un colletto di camicia, un collare di fiori per le femmine. Un collarino esatto. Con gli strass. Con gli strass, una cosa sfiziosa che comunque lo rende elegante, carino. Diciamo, esatto. Però il cane sta comunque a suo agio e nella sua dignità di cane. Questo è importante, questa è una cosa che a me preme molto. Se gli sposi vogliono farsi portare le fedi, tu riesci sempre a convincere il cane a portare, perché non è semplicissimo, credo. Allora, scappa con le fedi, il matrimonio non si fa più. È un problema. No, diciamo che viene studiato in base ad ogni cane, ovviamente. Quindi c'è il cane che, come avete visto nel video prima, va all'altare da solo una volta che viene sciolto perché vede comunque i proprietari in fondo alla navata. E quindi giustamente lui è preso e focalizzato. E ci sono cani che accompagno io personalmente. Quindi mi è successo di fare un matrimonio con tre Jack Russell, di cui uno dei tre portava le fedi. Però loro un po' per avere tutti e tre al matrimonio insieme. Un po' perché erano comunque tre, diventano un po'... Jack Russell possono una razza terribili. Un po' simpaticissimi. E in quel caso li ho accompagnati io tutti e tre all'altare, quindi al guinzaglio siamo andati ovviamente. Però poi dai, è stata diciamo una cosa che carina. Si studia in base a quella che è la necessità e alla natura e il modo di essere del cane, però è comunque una cosa anche emozionante. 83 matrimoni in 3 anni, ti è capitato anche qualche matrimonio VIP? Mi è capitato il primo anno il matrimonio di Leonardo Bonucci, il calciatore della Juventus. E com'è stato questo matrimonio? Beh, molto sfarzoso? Sicuramente, ma sfarzoso, più che sfarzoso, molto, molto elegante, però ovviamente sopra le righe rispetto a quella che è la normalità. Però molto molto bello, effettivamente, con un cane adorabile che si chiama Lubi, che è un pincher. Ma costa, cioè, la curiosità adesso è normale, costa molto fare un matrimonio così, di questo genere? Allora, diciamo che varia in base ad alcuni parametri, no, più che altro alla taglia del cane, piuttosto a dov'è, perché se è su Roma, se è magari certo, Trieste, se è diverso ovviamente. C'è da mettere in viaggio, è però ovvio. Diciamo che di base si parte per un cane di taglia media, il pacchetto base a partire dai 600 euro più eventuale trasferta. Quindi non è tantissimo. Ma diciamo che rispetto a tutte le spese del matrimonio... Voi offrite anche il servizio fotografico. E in omaggio? Nei 600 euro c'è, cioè, comunque in omaggio questo servizio. Quindi insomma è accessibile, sì. Un po' a tutte le tasche. Anche perché, sì, anche perché poi hanno comunque l'accessorio su misura, il servizio fotografico, la mia presenza per 12-15 ore. Quindi insomma diciamo dai che tutto sommato rispetto alle spese che ci sono. Si può fare. Poi è sempre una questione di priorità, giustamente. È una professione molto particolare questa cosa. Molto bella. Ma è partita subito bene? Ha decollato? Guarda, subito? Mi prendevano in giro tutti all'inizio. Ti dico solo che al quarto matrimonio confermato mi hanno portato a cena fuori, addirittura, perché chissà che sembrava. Quando il primo anno ho fatto 18 matrimoni, sono rimasti tutti effettivamente colpiti. E è partita veramente alla grande. Perché effettivamente chi è innamorato del proprio cane, che lo considera parte della famiglia, quando scopre di cosa si tratta, si rende conto che è bellissimo averlo in tutto questo, in più con il ricordo di avere delle foto con lui durante la certo. giornata, dei momenti anche teneri. Anche perché un cane è un po' come un figlio, come un parente oggi, stretto. Oggi come oggi sì, indubbiamente sì. Sono rimasta così molto, molto, molto contenta, perché non immaginavo ci fosse tutto un mondo intorno a questo. Beh, effettivamente quando hai la necessità ti rendi conto di quanto è utile, perché anche a livello logistico stare fuori casa 15 ore, certo. I parenti, le persone care, ma a cui qualcuno devi anche lasciare, insomma. Esatto, a cui tu ti fideresti a lasciarlo, ovviamente sono con te, quindi effettivamente serve. Allora, noi ringraziamo Elisa Guidarelli per essere stata grazie con noi, per a voi. Averci raccontato una professione totalmente diversa da quelle che conosciamo normalmente. E questo secondo me può essere di buon auspicio per tutti, perché quando c'è passione per qualcosa, giusto Elisa? Esatto. Quando c'è passione, volontà e voglia di affrontare una nuova professione e mettersi in gioco, non c'è crisi funzionano. Che tenga. Non c'è crisi che tenga, è giusto. Grazie per averci seguito. Grazie, grazie a te, Elisa. Alessandra, grazie mille.